Uomini e donne, Tina Volgare con Gemma e Allarmati, per Silvio così la sbatte fuori. Tina Cipollari finisce al centro delle polemiche a Uomini e donne. Nel corso della puntata trasmessa questo lunedì pomeriggio in TV, l'opinionista del talk show pomeridiano di Maria De Filippi si è lasciata andare all'ennesima battutina volgare nei confronti della sua nemica Gemma Galgani. La scena non è passata inosservata tra i fan social del talk show, molti dei quali temono addirittura che l'opinionista possa essere richiamata da Pier Silvio Berlusconi. Nel dettaglio, Tina si è lasciata andare all'ennesima frecciatina nei confronti della dama torinese di Uomini e Donne che, in queste settimane, sta tenendo banco con la sua nuova frequentazione con Silvio. Quando Gemma ha raccontato di non aver gradito alcuni modi di fare vivaci del cavaliere durante i loro incontri fuori dallo studio TV, ecco che Tina non si è contenuta. Scusa Gemma, ma per caso sei diventata intollerante al... virgola esclamato l'opinionista di Uomini e Donne tra le risate generali del pubblico in studio. Sta di fatto che, questo atteggiamento di Tina Cipollari che continua ad essere un libro aperto e un cane sciolto nello studio della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi, ha allarmato gli spettatori social del programma di Canale 5. In tanti, infatti, temono che l'opinionista del dating show di Canale 5 possa ritrovarsi ad essere vittima di provvedimenti da parte di Pier Silvio Berlusconi, che proprio in queste ultime settimane, ha utilizzato il pugno di ferro contro il grande fratello VIP. Il vicepresidente Mediaset ha sbottato contro la deriva volgare e trash del reality show condotto da Alfonso Signorini, tanto da chiedere un repentino cambio di registro. E, a quel punto, Signorini e gli autori del Grande Fratello VIP hanno dovuto subito correggere il tiro, invitando i concorrenti stessi che sono rimasti in gara quest'anno, ad assumere atteggiamenti differenti, previa la squalifica immediata dal gioco, come è stato per ben due concorrenti dopo il richiamo di Pier Silvio Berlusconi. Sta di fatto che, questa situazione ha allarmato i fan di Uomini e Donne, alcuni dei quali temono che questo modo di fare dell'opinionista di Uomini e Donne possa essere punito in qualche modo dal vicepresidente Mediaset. Tina però ti scongiuro conteniti con le parole, altrimenti Pier Silvio ti sbatte fuori dal programma e non è proprio il caso, ha scritto un commentatore social di Uomini e Donne preoccupato per quello che potrebbe accadere in futuro. Tina sta rischiando davvero grosso con Pier Silvio, ha scritto un altro utente social della trasmissione Mediaset. Mă gândesc, tu ce crezi? Orice crezi ține pentru tine. Fii egoista, liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic avestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vestu. Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, maxi, ghespe, chimie, rimaru, spike, buia, si șoapă. Grasul nimeni altul, del, vede sau carbo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers, card intens. Trebuie să crezi, crezi ce vrei să crezi. Eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor de zici că mă bat cu bossul.